Mattia Perin, 20 anni, batte la Fiorentina 2-0. Anche se i gol sono stati segnati da Jonathan Secelli, che è stato lui con le sue straordinarie parate a fiaccare la squadra di Montella per tutto il primo tempo. Nel secondo poi il Pescara ha ritrovato le ripartenze ed è riuscito a battere la Fiorentina proprio qui al Franchi, dove non perdeva dal 1° aprile. Terza vittoria in 4 partite per Cristiano Bergodi e per il Pescara, Pescara che non vinceva fuori casa dal 30 settembre 2012. Fatti Viola abbiamo intitolato, perché anche questa è una sconfitta in attesa, in casa contro il Pescara che si sta facendo bene. Che la forza della Fiorentina sia nell'atteggiamento di Montella. Tu hai visto con che serenità ha colto almeno pubblicamente la sconfitta, perché obiettivamente hanno sbattuto contro Perin per almeno un tempo. Poi il Pescara, e qui entriamo nel campo dei miracoli, perché la vittoria sul Catania, la vittoria oggi sulla Fiorentina sono veramente miracolose e faccio i complimenti a Bergodi. Però ha potuto sfruttare questo tipo di come lo dico, anche essenza del calcio, cioè quando tu sbagli molti gol poi ti ritrovi magari a perdere la partita, però complessivamente non è una Fiorentina dimessa o sottotono, sicuramente imprecisa. Però Emiliano Mondonico è a 9 punti, poi guarderemo la classifica insieme, dalla Juventus. È un bel distacco e sappiamo che i tifosi della Fiorentina in qualche modo hanno accarezzato l'idea di essere l'anti-Juve. E continuiamo a carezzarla se non lo diciamo. Ma sono quelle gare che non dovrebbero succedere. Invece ogni tanto succede. Succede di perdere una gara che assolutamente non meriti di perdere, dove il portiere, ma anche le situazioni, sono nettamente favorevoli agli avversari. Gli avversari sono dimostrati tutt'altro che remissivi. Perciò si è creata una componente dove ha vinto chi aveva più voglia di vincere, e questo penso sia il bello del calcio. Vabbè, che non ogni sempre, tanto ci deve che essere non qualche vince, sorpresa. Vince il più forte. Certo, Marotta, sappiamo che la Juve cerca un attaccante, cosa nota, sappiamo